a ti, alla ex audiencia. Brava! Che molto, dico io, meritoriamente hanno occupato questo spazio che dovrebbe essere della comunità, aperto alla città, perché hanno messo ad un teatro che spero venga giù per far rinascere un teatro vero e proprio, e come ce l'avevamo proprio per perseguire questo bel progetto di far rinascere un teatro che sia tale e degno del suo nome. E questi ragazzi che stanno lì sono meritoni, perché stanno al freddo, la notte dormono là, non si muovono. Spero che lo ridiventi. Io vengo da un'esperienza romana come quella del Teatro Valle, altrettanto importante, grande, il Teatro Valle, che è il teatro più antico di Roma, è stato chiuso 2 anni fa e avrebbero voluto farci un parcheggio o un supermercato nel teatro più antico di Roma. Ci rendiamo conto, il Teatro Valle? Bene, un gruppo di artisti romani lo sta facendo vivere da 2 anni, è sempre aperto, notte e giorno. Ci sono spettacoli in continuazione e il teatro non cade a pezzi, non cadrà mai a pezzi e vivrà sempre. Io spero che lo stesso destino sia riservato al nostro teatro. Un grande ringraziamento. Più o meno quello che fanno, ma è sicuramente un'esperienza ed è un'espressione pulita delle anime dei nostri ragazzi. E mal stanno le forze dell'ordine davanti a presidiare cosa? C'è ben altro da presidiare. Brava! Brava! Io occupavo le scuole nel 1963 a Teramo, occupavo il liceo classico, quindi io sono, diciamo, favorevole proprio istintualmente, e non mi sembra di essere mai diventata una criminale né aver fatto niente di criminale nella mia vita. Ho semplicemente detto sempre quello che pensavo, l'ho detto nella maniera migliore possibile, secondo le mie possibilità e con la maggior onestà intellettuale possibile. Quindi vi chiedo di dare di prestare un minimo di attenzione, non dico consenso, non dico niente, ognuno presta quello che ha, da quello che ha a livello proprio di sensibilità, ma almeno un minimo di attenzione. Teramo è stata sempre una città troppo disattenta. Grazie.